Anche quelli che a volte chiamiamo erroneamente primitivi possono insegnarci qualche cosa. Gli antropologi di fine 800 e primo 900 avevano creato una dicotomia tra quelli che avevano definito popoli della natura. Coloro che venivano considerati primitivi e popoli della cultura, cioè gli occidentali. Una divisione intrisa di etnocentrismo, che si fondava sull'idea che la civiltà consistesse in una sorta di emancipazione della condizione naturale. Una visione che rifletteva in pieno l'idea che tra noi umani e la natura corresse una netta linea di confine. Per esempio, in diverse culture dell'America Latina, ma anche dell'Africa, quella linea di confine è meno marcata, più permeabile. Animali e piante non sono considerati estranei al mondo umano, ma in piena relazione con esso. In alcuni casi sono considerati addirittura umani, come dei compagni di vita. Nelle aride savane del Sahel, quando un contadino taglia un ramo, appoggia la sua mano al tronco, chiedendo scusa all'albero per averlo amputato. Doveva farlo, ma è conscio di aver violato una cosa vivente. Gli Inuit, dopo aver ucciso una foca, invocano il perdono dell'anima, dicendo: sappiamo di aver fatto qualcosa di male, ma perdonaci. Abbiamo una famiglia da sfamare. Gli esempi sono molti, ma ciò che ci viene da queste esperienze è l'idea che noi siamo nella natura, non al di fuori. Spostando lo sguardo, ci accorgeremmo che quei selvaggi hanno davvero qualcosa da insegnarci, perché ponendosi nella natura pensano a quel futuro che noi sembriamo ignorare sempre di più. Voce Andrea Staid. Testo Marco Aime. Sound design Jacopo Raimondi. In collaborazione con i Dialoghi di Pistoia.